Ciao a tutti, vi dico due parole sul caso dell'ex Pia avvelenata, soprattutto della reazione che c'è stata in Inghilterra e poi a seguito in America e in Europa. Non entro adesso nel merito della vicenda dei fatti, chiaramente per me è tutta una macchinazione, la Russia non c'entra nulla, però magari di questo ne parlerò in un altro video. Quello che ora mi interessa sottolineare è come questa, guardate che bel manichino dietro di me, è come questa, come dovrebbe evolversi la situazione secondo me, e probabilmente alla fine direte che sono un po' pazzo e che sia una fortuna che io non sia un politico, perché in pratica io vedo che questa serie di espulsioni di diplomatici sarà inevitabilmente seguita da una altrettanto lunga serie di espulsioni di diplomatici da parte della Russia, che ha già detto che risponderà simmetricamente. Queste espulsioni di per sé non vogliono dire molto, cioè vogliono dire sì che il rapporto si degrada, ma è tanto un'operazione di facciata, non è che cambi molto, ecco, nei rapporti tra i paesi, e anche come effetto sulla popolazione, sull'elettorato in particolare, queste espulsioni sì, sono abbastanza deboli. Quello però che sta avvenendo ormai da qualche anno è una continua e lenta, un continuo e lento degrado dei rapporti tra la Russia e l'Occidente. Un degrado molto lento che ogni tanto si trova un esempio, un motivo per farle degradare ancora un po', sempre molto lentamente. Mi ricorda un po' la storia della rana che viene bollita nell'acqua con una temperatura che si alza molto lentamente, lei non si accorge di niente, e quando si accorge che sta per essere bollita ormai è già troppo tardi. Cos'è che io vorrei che facesse la Russia? Beh, la Russia dovrebbe secondo me rispondere in maniera asimmetrica per rompere questa spirale, ovvero per far capire a tutti che in questa direzione non si può andare, non si può andare sempre peggiorando la situazione. Secondo me, se la Russia rispondesse in una maniera più forte, questo dovrebbe, secondo me, aiutare ad alimentare un dibattito in Occidente e un po' far svegliare la gente. Cosa che suggerirei? Per esempio, la Russia potrebbe prendere la Finlandia, che è uno dei paesi che ha espulso, non mi ricordo se uno o due diplomatici, e semplicemente chiudere lo spazio aereo alla Finnair, per esempio, perché questa sarebbe una decisione molto molto forte che danneggerebbe moltissimo la Finlandia. Perché? Perché la Finnair ha gran parte del suo guadagno viene dai viaggi intercontinentali che fa con l'Asia, col sud-est asiatico, quindi con Cina, Thailandia, eccetera. E partendo da Helsinki, in pratica Helsinki svolge il ruolo di terminale di scambio, no? Riceve i voli dall'Europa occidentale, c'è il cambio ad Helsinki, poi alla fine li porta in Asia. Ovviamente questo danneggerebbe un po' anche la Russia, il chiudere lo spazio aereo alla Finnair, perché comunque la Finnair paga una certa quota, non so se alla Russia o comunque a qualche compagnia russa, ecco, per poter trafficare sopra la Russia. Però secondo me questa sarebbe una decisione molto molto forte e adeguata nel senso che costringerebbe perlomeno i finlandesi a chiedersi se vale davvero la pena di espellere due diplomati per una cosa di cui non sono sicuri. Perché? Perché chiaramente la Finnair, come ho detto,
non solo, sì, la Finnair dipende in gran parte dal traffico verso l'Asia, ma anche un po' tutta la Finlandia ne dipende, perché la Finlandia beneficia del turismo di cinesi e altri asiatici grazie proprio a questo scalo su Helsinki. Quindi se venisse meno l'interesse per i cinesi di fare scalo ad Helsinki, anche il turismo in Finlandia sarebbe colpito in maniera sostanziale. Ecco, questo è quanto. Voi mi direte che non è una bella cosa, e io sono d'accordo, nel senso che è brutto quando questo succede, però io vedo che non c'è via d'uscita se non quella di dare una piccola scossa per far capire che così non si fa. Vabbè, visto che mi resta un po' di tempo, vi dico anche entro un po' nel particolare del caso. Quello che mi ha colpito è che tutte le dichiarazioni dei politici europei, almeno ho visto quello finlandese, dopo non mi ricordo se fosse la Germania o anche quello italiano, Gentiloni, che dicevano, in pratica non dicevano che avevano le prove che era stata la Russia ad avvelenare, ad uccidere, non è ancora morto per fortuna, ma diciamo ad attaccare questa ex spia. La frase che hanno riportato tutti gli europei è stata questa, è stata che non esiste un'altra spiegazione plausibile. E questa, scusatemi, ma è molto, molto distante dall'essere una prova. Loro non hanno trovato altre motivazioni per questa spia che per essere avvelenata, e quindi dicono deve essere stata la Russia per forza. Fermo restando che una delle spiegazioni più probabili è che sia stata fatta proprio dagli inglesi o dagli americani per avvelenare i rapporti tra l'Occidente e la Russia. Vabbè, questo è quanto. Dopo magari anche col tempo immagino verranno fuori nuovi dettagli su questo caso. Già adesso secondo me ci sono molti elementi per scagionare la Russia, ma non vi annoio, già il video è troppo lungo, ne parleremo un'altra volta. Buona giornata a tutti, ciao ciao.